al Dendi di Francavilla Fontana, un evento storico perché dall'Adriatico allo Ionio le tre squadre di calcio che militano in Serie C, il Taranto, la Virtus Francavilla e il Brindisi, e meno distante c'è un comune denominatore, il media partner di Antenna Sud. Sì, sì, questa sera abbiamo cercato, dovevamo farla la settimana scorsa per farci gli auguri di fine anno e buon anno, l'abbiamo fatta questa sera, quindi abbiamo le tre società della nostra, insomma, Brindisi, Francavilla e Taranto, così come hai detto tu, siamo media partner, ma come ben sanno tutti i nostri telespettatori, insomma, noi ci teniamo a tutte le squadre pugliese, lucane, dalla Serie A alla promozione, alla terza categoria. Quindi una serata che abbiamo voluto fare diversa da tutte le altre, insomma, per far stare insieme tutte e tre società, una serata conviviale, di comune accordo, e ho visto che stanno facendo anche calciomercato stasera, sì, quindi certo. Magari ci danno la percentuale, ci danno qualcosa, perché no, lo facciamo con piacere, perché penso che queste serate fanno bene a tutti quanti, anche per potersi confrontare tra dirigenti, tra calciatori, poi è logico che la rivalità rimane sempre nel rettangolo di gioco. Quindi una bella serata. Aggregazione, no? Aggregazione, lo sport deve aggregare. Sempre, quello che abbiamo sempre fatto, quello che facciamo e quello che cerchiamo di fare ogni giorno con te, con tutti i nostri giornalisti, con tutti i nostri operatori, che ringrazio sempre tutti quanti. Quindi come emittente, Antenna Sud, insomma, siamo stati sempre vicini a tutto lo sport e questa sera lo stiamo dimostrando ancora, perché ripeto, sono quelle piccole cose che secondo me fanno bene allo sport, perché ci si sta parlando tranquillamente, ci si scherza e poi veramente ci sono delle trattative in corso che non svegliamo, però lo stanno facendo e questo è un buon segno, insomma, ecco. Poi ve le sveleremo durante le nostre trasmissioni del calcio mercato. Grazie al nostro editore. Grazie a voi e alle società che ringrazio qui, ad Antonio Magri, a Daniele Arigliano, a Massimo Giove, a tutti i dirigenti e calciatori, insomma, e gli addetti stampa pure, che ogni domenica, insomma, ci danno il supporto per poter stare vicino alle squadre. Ma ripeto, noi siamo per tutto il calcio pugliese e lucano e per tutto il calcio nazionale, quindi complimenti a tutti per tutto quello e alle società che ci ospitano ogni domenica con tutte le partite che facciamo in diretta, insomma, ecco. Una bellissima iniziativa, ne parliamo con il direttore editoriale di Antenna Sud, direttore dello Ionio, Taranto, Brindisi e Virtus Francavilla insieme per darsi gli auguri di buon anno. Sì, l'arco ionico salentino, l'eccellenza di Puglia, il Bari in Serie B, il Lecce in Serie A, queste squadre, le altre squadre di Puglia e Basilicata, ecco, il gruppo di Italia Distante affianca come sponsor, come media partner, Brindisi, Virtus Francavilla e Taranto, e l'augurio per il 2024 intanto è di guadagnare tutte e tre postazioni importanti per la permanenza in Serie C, poi mai dire mai. Mister Capuano, tre squadre dallo Ionio all'Adriatico, la Virtus Francavilla, il Taranto e il Brindisi, accomunate a tavola insieme, è una cosa rarissima, no? No, è vero. Non è mai capitato? No, ma è una bellissima iniziativa che fa onore a chi l'ha organizzata. Noi siamo venuti con tanto piacere, portando tutta la squadra e non solo, anche i massaggiatori, i magazzinieri, perché noi intendiamo il calcio una famiglia. E quindi siamo venuti con grande piacere, poi il piacere di stare vicino a dei colleghi, a stare vicino alle proprietà, quindi è una bellissima cosa, veramente una serata meravigliosa. Si sta facendo un po' di calciomercato anche? No, siamo amici, quindi poi può nascere sempre qualcosa, siamo nel mese di gennaio, quindi di ora in ora può accadere qualcosa, quindi magari ci chiedano qualche giocatore o ci danno qualche giocatore che noi vogliamo, perché no? Con il vicepresidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello, è l'occasione questa, una cena fortemente voluta dall'editore di Antenna Sud, Domenico Distante, un'occasione per festeggiare anche il nuovo anno, l'anno che è stato, e poi c'è un legame speciale anche tra Antenna Sud e la Virtus Francavilla. Assolutamente sì, buonasera a tutti, dunque ringraziamo l'editore Mino Distante per questo invito e siamo venuti proprio perché la Virtus è anche vicina a queste manifestazioni e stasera è una serata di incontro anche con le altre squadre che ci sono qua in sede.
un 2024, Presidente, in cui la Virtus Francavilla dovrà anche cambiare passo per raggiungere quello che è l'obiettivo stagionale? Che anno vi aspettate? Dobbiamo sicuramente cambiare passo, come tutti sanno. Diciamo, si sta facendo mercato, poi magari queste domande verranno rivolte al direttore, però dobbiamo cambiare il passo perché diciamo, il presidente Magri ci tiene molto a fare bene come tutti noi, e dunque oggi proprio ci ho parlato, è una grande forma di coraggio perché ci tiene. Purtroppo stiamo in una situazione particolare e io sono convinto, con la grande capacità del presidente Magri, col direttore, ce ne usciremo. Una categoria da preservare a tutti i costi, però da questo punto di vista l'entusiasmo della città, anche il sostegno della città, non è mai mancato, si riparte anche dai tifosi. Sì, i tifosi sono stati sempre presenti, anche in qualche partita che abbiamo perso ci hanno anche applaudito. Però sappiamo le nostre difficoltà e dunque ci tengo ancora a dire che il Presidente vuole fare bella figura come ha sempre fatto da 10 anni con la città, perché non sono 8, sono 10 anni. Questa città siamo arrivati ad alti livelli, dobbiamo dire grazie a Magri, perché alla fine dobbiamo dire sempre la verità, e dunque cercheremo di risolvere questi problemi che purtroppo esistono in questa categoria, che oggi è un campionato, come ho sempre detto, diverso da tutti gli altri, un campionato con molte difficoltà, non ce l'aspettavamo, è andata così, però io sono convinto faremo bene. Allora, siamo con Nicola Sizzillo, una serata voluta da Antenna Sud anche per festeggiare il nuovo anno, il 2024, che anno vi aspettate come Virtus Francavilla? Beh, sicuramente sarà un anno impegnativo, importante, dobbiamo rifarci del girone d'andata e siamo carichi per questo. È stato un girone d'andata complicato, difficile, però ne parlavamo anche con il vicepresidente Donatiello, l'entusiasmo, il sostegno anche da parte della città non è mai mancato, si riparte anche dai tifosi per arrivare all'obiettivo salvezza. Certo, assolutamente, è stato un girone d'andata complicato, diciamo che anche la ruota non ha girato benissimo. Però non dobbiamo trovare alibi, ora siamo carichi, concentrati e grazie soprattutto al supporto dei nostri tifosi dobbiamo tornare a far punti e a cercare di toglierci da questa situazione. E poi ti chiedo anche come stai, visto che hai avuto qualche problemino nelle ultime gare, poi se ci fai anche un breve passaggio su quel gol che hai segnato, l'unico con la maglia di Virtus Francavilla, che oggi in trasmissione abbiamo elogiato come tra i migliori 5-6 gol della Virtus Francavilla nel girone d'andata. Sì, l'infortunio sto recuperando piano piano e spero di recuperare il prima possibile. Il gol, diciamo, è stato un bel gol, però purtroppo non me lo ricordo cioè in maniera molto piacevole, perché abbiamo perso 5-1 e non è servito a portare punti a casa. Cassio Cardoselli, puoi essere tu il primo innesto invernale della Virtus Francavilla, visto che manchi praticamente da metà della passata stagione, non hai chiaramente giocato per infortunio nessuna gara del girone d'andata, però in quello di ritorno sei pronto a dare il tuo contributo alla causa? Sì, sicuramente sarò una scelta in più per il mister, ma dirti adesso che sono il primo acquisto della sessione di gennaio no, perché comunque ho da mettere minuti nelle gambe, ho ancora da lavorare queste settimane per entrare in condizioni migliori, ma sicuramente potrò dare una mano alla squadra sia a livello di carattere che a livello tecnico. L'obiettivo comune, chiaramente la salvezza, un obiettivo al quale, guardando il vostro lavoro quotidiano, sembra che questa squadra ci crede come? Certo, sicuramente. Dobbiamo lasciare alle spalle quello che abbiamo fatto la prima parte. Dobbiamo capire che in questa seconda parte di stagione inizia un altro campionato. Ogni partita sarà una finale e quindi noi giocheremo come da finale ogni partita che da qui alla fine incontreremo. Inevitabile chiederti quindi come stai, inevitabile chiederti anche come hai vissuto questo anno lontano dal campo. Adesso sto bene, la cosa più bella quando rientri è che puoi ridivertirti facendo quello che ti piace, quindi adesso sto bene, voglio dare una mano, voglio dare il mio contributo, non ci sono stato, ho passato mesi difficili con persone che mi hanno aiutato e adesso penso di aver raggiunto una determinata anche serenità mentale per dare una mano alla squadra. Presidente, inizia un nuovo anno e deve essere inevitabilmente un anno di riscatto per il Brindisi.
Sì, obbligatoriamente abbiamo l'impegno di fare un mercato importante se vogliamo cambiare l'andamento del campionato. Bisogna cambiare qualcosa, altrimenti non possiamo sperare che le cose cambino. Dobbiamo prima di tutto pensare a fare le uscite, quindi anche in ottica numerica, avendo tutte le slot piene, è obbligatorio non solo parlare di uscite, ma concretizzarle, ufficializzarle e comunicarle in federazione. Qualche giocatore già risolto? Sì, abbiamo risolto oggi con 3-4 giocatori che non rientravano più nel progetto tecnico e da domani ci metteremo appunto al lavoro. Pensavamo fosse inopportuno e anche poco professionale far circolare dei nomi di giocatori in entrata quando ancora c'era qualcuno che doveva uscire. Sembrava un po' come voler istigare qualcuno a puntare un pochino i piedi. Invece, in maniera del tutto democratica, 3-4 giocatori ci hanno salutato in maniera pacifica, come giusto che sia nel mondo del calcio, e da domani punteremo su qualcuno in entrata. A proposito del mercato in entrata, vogliamo tranquillizzare i tifosi, perché in effetti, non sentendo nomi, si pensa che il Brindisi sia fermo, non è così? Fare i nomi non vuol dire portare a casa i giocatori li porti a casa quando firmano, quindi numericamente avevamo 24 slot piene, non potevamo in nessun modo fare un ingresso se non 2004 che non occupano appunto posti in lista, quindi se dovessimo cominciare a parlare di giocatori 2001, 2002, 2003 o di giocatori over, era necessario prima ufficializzare l'uscita, registrarla, dopodiché si può pensare di fare qualche entrata. Tra le uscite potrebbe esserci anche il saluto col direttore sportivo Cerri? No, il direttore sportivo Cerri, diciamo, non l'abbiamo considerato una slot, ma comunque è una figura che proprio questa sera, in maniera del tutto pacifica, mi ha comunicato di voler rassegnare le sue dimissioni perché non si sentiva più parte integrante di questo progetto. È una persona splendida, il direttore Massimo Cerri, rimarrà sempre nei nostri cuori perché è una persona dall'alta professionalità e soprattutto dall'altissima educazione, una persona sempre a modo e sempre garbata. Come calciatori, ormai voi sapete tutto, ormai un altro poco prima di noi, voi della stampa, quindi Cancelli e Galano hanno già rescisso, e per gli altri due ufficializzeremo la notizia domani. Presidente, è fiducioso? La situazione di classifica è difficile, non è disperata, però insomma c'è bisogno di inanellare qualche risultato positivo. Indubbiamente per venire fuori da questa situazione devi fare qualche punto in più delle due dirette concorrenti, altrimenti rimani sempre là. 5 punti se veniamo non sono nulla, sono l'obiettivo minimo per venire fuori attualmente dai play-out, però devi fare 5 punti in più delle due concorrenti, quindi dobbiamo certamente impegnarci al massimo anche dal punto di vista economico, perché dobbiamo sicuramente offrire a mister Roselli qualche soluzione diversa, perché come ho detto anche in passato, quando si affida la guida tecnica ad un nuovo mister poi bisogna accontentarlo, se così si può dire, dal punto di vista delle scelte tecniche e chiaramente anche dal punto di vista dei cambi in rosa. Dobbiamo essere più bravi di fare qualche punto in più negli avversari, perché siamo consapevoli che gli altri non staranno certamente a guardarci, anche loro si muoveranno sul mercato. Mister, si avvicina la ripresa del campionato, ovviamente una parte di riposo che, come lei ha più volte ripetuto, serviva soprattutto dal punto di vista mentale per staccare un attimo la spina e ripartire. Come si è ripartito? Beh, bene, i ragazzi hanno ripreso ad allenarsi bene, abbiamo alcuni problemi onestamente per qualche giocatore che è andato via, qualche altro giocatore che andrà via prestissimo e al momento difficilmente può arrivare qualcuno, dunque saranno un paio di partite molto complicate dal punto di vista numerico per il Brindisi, vedremo quello che possiamo fare, faremo il massimo, cercheremo di fare il massimo. Sicuramente questa è una fase di assestamento, ma fondamentale poi per affrontare questo girone di ritorno con quell'obiettivo che è la salvezza. Assolutamente, ripeto, il problema di alcune squadre in questo momento, il Brindisi, è quello che molti giocatori andranno via, sono già andati via, altri andranno via, però al momento non possono essere presenti, arrivare, perché ci vuole un pochino di tempo. Dunque è un passaggio onestamente complicato e spero che tutti i ragazzi che abbiamo, anche e soprattutto i più giovani, diano il massimo per poter diciamo, essere competitivi in queste partite molto importanti. Mister, questa è una serata particolare, ovviamente tre società diverse, tre società che fanno lo stesso campionato, uniti dal marchio di Antenna Sud e dal gruppo editoriale distante. Prima che si riprenda il calcio giocato, un bel momento comunque conviviale.
Bellissimo, credo che non sia mai esistita una cosa così carina che mette insieme tre società così belle, ben guidate da società tenute da persone molto in gamba da tanti anni, al di là del fatto che magari Taranto e Brindisi hanno una storia diversa, Francavilla è una storia nuova ma veramente di alta qualità, e dunque rivedere tutte queste persone per me è veramente un piacere, e soprattutto per, ripeto, questo convivio che c'è tra tutti voi. Nicolò Monti, calciatore del Brindisi, un momento importante, adesso inizia un nuovo anno, inizia un girone di ritorno, inizia un periodo molto impegnativo per voi. Sì, inizia un nuovo campionato, possiamo dire. Sarà una battaglia, ogni parte sarà una battaglia, perché dobbiamo recuperare i punti persi del girone d'andata. Sicuramente non è stato un girone d'andata semplice, una settimana di stop dall'ultima gara serviva forse anche molto, al di là dell'aspetto fisico, anche mentale, no? Per scaricare un po' di tensione. Soprattutto per l'aspetto mentale, perché staccare sicuramente ci ha fatto bene. E siamo sicuri che sarà un giorno di ritorno diverso. Si parte dal Potenza, subito uno scontro diretto, subito una gara casalinga, è necessario dare subito un segnale. Sì, voglio dare un segnale soprattutto anche ai tifosi, perché vogliamo fare la prima vittoria in casa anche. Abbiamo visto comunque l'andata che ce la siamo giocata contro di loro, quindi siamo sicuri di fare un'ottima partita. Sicuramente serve dare questo segnale, non è un momento semplice per nessuna delle squadre, no? Perché questa fase di mercato dà sempre un po' di confusione, no? Tra entrate e uscite, però è necessario mantenere la concentrazione alta. No, certo, poi anche il mister ci fa stare sugli attenti durante l'allenamento. E come tutte le squadre hanno questo momento del mercato, però noi ci deve interessare poco e stare concentrati sul campo.